assessore che Piazza Verdi ovviamente è il punto più delicato della città, quello sicuramente. Di conseguenza questa modalità progettuale che fa parte della storia, Civitavecchia del resto, no? Parte della storia italiana perché ricordo, avendo provato recentemente, l'avevo già citato in altre occasioni, anche con l'architetto Sinica, quando ci fu qui per il convegno, nel 1562 Andrea Pallandi e Paolo Veronese lavorarono in comunità progettuale, ora proprio negli studi storici, alla Villa Barbara Masera. Cioè già allora l'architetto e l'artista integravano, ovviamente quello che erano le comunità precedenti, modalità diverse, per far sì che il dipinto facesse parte del luogo, non fosse appiccicato alla parete o messo verso. Cioè, dicevo anche, l'architetto Sirica poteva essere questo anche il punto di partenza di una progettualità italiana, perché non rifarci a quello che erano le origini per continuare. Non a caso sia questo incontro, questo convegno di del prossimo, ma anche il Palma, per esempio, ha il patrocinio del Pari. Perché il Pari? Sembrerebbe un'anomalia anche questo, il dottor Magnifico, quando ne parlò la Tempale, disse: noi siamo molto attenti a tutto quello che è l'arte contemporanea, purché si integri nel passato e non si sovrapponga al passato, altrimenti continuiamo ad accumulare, ma ci dimentichiamo che è un flusso continuo la storia, dove non possiamo dimenticare che ciò che c'era prima, lo diceva anche egli, una bellissima poesia, fa parte del passato, fa parte del presente, e nel presente c'è anche il futuro. Perciò il PAI era d'accordo, aveva usato un termine preciso, il dottor Magnifico, che è il direttore generale, e noi siamo d'accordo sulle modalità progettuali della tutta dell'architetto, perché il presupposto è che l'opera dell'artista si integra in quella dell'architetto e non si aggiunge a quella dell'architetto. Perciò va benissimo per questo, è proprio un punto, come diceva anche mia moglie, di partenza, un percorso che ci auguriamo essere definitivamente in futuro, se vogliamo, quasi dalla Marrana. Il patrocinio dei beni culturali è stato dato sia a Palma che a questo evento proprio perché si inserisce anche questa modalità nella nuova legge quadro sulla comunità architettonica, no? Che vorrebbe che gli artisti e gli architetti fin dall'inizio del progetto lavorassero proprio per non dimenticare quello che era passato in passato. Perciò per il Piazza Verdi è una sfida, come tutte le sfide ci rende, diciamo, molto felici, siamo felici di partecipare con voi, siamo anche attenti a far sì che non avvenga quello che può essere un timore anche diffuso, cioè arriva l'artista un po' strano che propone l'opera, a parte che non verrebbe nel cuore della tipologia del Palma. Abbiamo già sensibilizzato parecchi artisti, abbiamo diffuso la notizia attraverso tutti quelli che conosciamo, andando però a cogliere l'attenzione di quegli artisti che sappiamo hanno un segno artistico in grado di reggere la sfida di questa, in grado di non sovrapporsi ma integrare, sono segni sottili quelli che andiamo a cercare, per cui c'è quasi da aspettarsi che molti attenderanno l'opera e poi si accorgeranno che ci sarà un gesto ma non l'opera necessariamente. Io sono fiduciosissimo sui risultati, è uno che sarebbe il primo caso italiano di capoluogo di provincia che affronta questo tipo di periodo e credo che l'interesse e l'amore che abbiamo tutti noi per Spezia contribuisca a far sì che questo possa essere un punto di partenza. La Regione Liguria ci crede, perché noi avevamo chiesto, proposto un progetto dicendo caratterizziamo anche la Liguria, ritorniamo a fare le piazze, un elemento aggiuntivo del turismo. Molte volte tutti noi andiamo a vedere piazze. Adesso il primo, per esempio, il relatore di dopodomani, Franco Mancuso, che è docente della Facoltà di Architettura di Venezia, ha realizzato per conto della Comunità Europea uno studio su 60 piazze di Europa. Già lì vediamo che sono piazze di tipo architettonico. Successivamente, dal titolo di Pietro Antonio, che è il direttore del Museo di Berna, ma è curatore del Premio Palma, presenterà quelli che sono stati i progetti presentati in triennale qualche mese fa, dove invece non si cerca una piazza, dove si nota la diversità di segno, perché in quella piazza c'è un artista. Una piazza, quello che vedremo dentro ne avrebbe messi chiunque, però messo da un architetto le cose cambiano ancora. Perciò avremo la situazione dell'Europa, dove le piazze, e c'è un bellissimo libro di Marco Romano, La città come opera d'arte, che considera la piazza un luogo simbolico della comunità cittadina. Spesso lo diceva anche lei, ha in Piazza Verde questo luogo simbolico. Perciò domani, dopo domani vedremo questa diversa situazione, come l'Europa ha concepito le piazze
come si sta evolvendo la progettualità attraverso la modalità stessa architetto e come spesso si mostra che si può fare. Era poi la presenza radio, farsi quelle cose avvengono.